Benvenuti, buongiorno, zuppa di porro dalla macchina di Leo. Ciao Leo, buongiorno, tutto bene? Buongiorno, tutto bene, grazie. Reddito di cittadinanza? Flat Niente, tax? niente, non c'è Quota niente, 100? Niente, assolutamente. bene. Aspettiamo le europee, poi Poi vediamo. vediamo. Andiamo avanti invece sulle notizie della giornata. Quali sono le notizie della giornata? Beh, insomma, l'ultima lite, secondo quello che dicono i giornali, ci sarebbe tra Tria e il ministro Di Maio, cioè il ministro dello sviluppo economico, il ministro dell'economia e il ministro del tesoro sulla questione dell'Italia. Anche perché Di Maio ha detto che l'Italia diventerà dello Stato e se la compra il tesoro. E Tria dice, beh, magari comunicamelo, visto che il tesoro, fino a prova contraria, è guidato da me. E il tema è ovviamente su tutti quanti i giornali e ci sono alcune cose, direi, forse le più interessanti che riguardano il partner dell'Alitalia, che dovrebbe essere le Ferrovie dello Stato. Vedete, mi sembra che sia sul Corriere della Sera, le Ferrovie dello Stato come partner di Alitalia, cioè pensare treno, ferrovia, metterle insieme, che è una cosa che secondo qualcuno può fare senso, cioè nel senso make sense all'inglese, non fare senso che ti fa schifo. In realtà fa schifo perché il piano fu pensato da Moretti, dal vecchio, diciamo, capo delle Ferrovie dello Stato, l'uomo che poi alla fine le ha risollevate dalla loro congenita perdita. E che cosa hanno scoperto quando si mettevano lì a mettere insieme i binari con le aerovie e che in realtà sono mestieri completamente diversi e che questa integrazione del biglietto che si può fare tra il treno e l'aereo si può fare anche senza avere una partecipazione societaria. Insomma, un ferroviere non sa guidare un aereo e non sa gestire il passeggero dell'aereo intercontinentale, che è quello che conta, e sono due mestieri completamente diversi. Ovviamente l'interesse dello Stato non è la sinergia tra i mestieri, anche se ce la stanno vendendo così, ma è che hanno bisogno di trovare 2-3 miliardi per ricapitalizzare Alitalia e far sì che qualcuno entri in Alitalia. Le Ferrovie dello Stato adesso risanate sono un po' più solide, potrebbe entrare anche la Cassa Depositi e Prestiti, che ha visto il suo amministratore delegato, questo Palermo, nominato proprio dal Movimento 5 Stelle, ex Fincantieri, e si dice più disponibile alle nazionalizzazioni di Stato. Interessanti sono due pezzi, direi un pezzo del Messaggero che è ripreso anche dal Sole 24 Ore perché è la fonte Mediobanca, dal 1974 ad oggi l'Italia ci è costata 180 milioni di euro all'anno come contribuenti. 180 milioni che sono pari a 8,2 miliardi, calcolando tutte le perdite accumulate. E c'è un altro grafico molto interessante su tutte le minchiate che i politici hanno pensato e hanno fatto sull'Italia, dalla privatizzazione di Prodi, che in realtà è la quotazione sul mercato di una parte del 96, fino ad oggi. Riguardo alla manovra ci sono altre due o tre cosette che vi segnalo. Una è il pezzo della stampa, l'articolo di fondo della stampa, scusatemi, l'apertura della stampa, che fa un calcolo su quota 100 a cui io non avevo pensato e che non si riesce a capire bene quale sia la fonte della stampa. E cioè dice quota 100 dovrebbe costare 8 miliardi, va bene? Perché sono i soldi che si devono spendere per far andare in pensione persone con 62 anni e 38 di contributi e non aspettare i 67 della legge Fornero. Chiaro? Questo è il costo previsto in finanziaria, ma dice la stampa, in realtà c'è un costo superiore, molto superiore a quello che ha visto la finanziaria, che è di altrettanti 8 miliardi. E sapete perché? Perché, caro Leo, se io mando in pensione un signore anziano, il signore anziano ha uno stipendio medio di 36.000 euro e assumo uno giovane, il giovane ha uno stipendio di 18.000 euro. Posto, e non ci si crede nessuno, che un vecchio va in pensione e un giovane viene, prende il suo posto, una roba ridicola che può pensare solo un politico, perché la mentalità del politico qual è? Ci sono 630 seggi, se uno va via, uno tocca a me. Ma nelle aziende normali non è che Leo domani mattina prende un lavoro perché c'è uno che va in pensione. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Allora, il vecchio prendeva 36.000, il giovane prenderà 18.000, quindi il vecchio pagava tasse e contributi molto superiori a quelle che pagherà il giovane. Questa differenza tra tasse e contributi è di 8 miliardi. Calcolo della stampa. Poi, beh, ragazzi, poi ci sono delle cose da divertirsi oggi, perché sulle grandi infrastrutture ci sono due posizioni: quella della Repubblica, che vuole mettere, come si dice, il fuochetto sotto il sederino di questo governo, quindi gli piace fare, no, il Pierino, e dice da lunedì partirà la TAP, che sarebbe il tubo di 8 km che si dovrebbe fare in Puglia per far arrivare il gas dall'Azerbaigian, cosa buona e giusta. Ma loro sanno che questo crea un problema all'interno del governo e quindi dicono: siccome Di Maio non ha fatto nessun atto contrario alla TAP, è inevitabile che lunedì si faccia. Io la vedrò
vedo che come sempre l'istinto polemico di Repubblica è forte, non so quanto ci sia di giornalismo in questo, si parla Licet ovviamente perché il giornalismo è una cosa enorme, come la Pedemontana, che è bellissimo il pezzo del Corriere del Veneto per una foto, perché vogliono Toninelli bloccare la Pedemontana in Veneto, solo che c'è questa foto che vi fa vedere la Pedemontana, e cioè la Pedemontana, dice bene il Corriere del Veneto in un bellissimo pezzo, l'88% del territorio è stato espropriato, è stata fatta per il 30%, è stata cantierizzata per il 55%, è stata tracciata, cioè vedrete questa foto con i tracciamenti sui sedimenti della, sul, come si chiamano, sulle, si vedono le tracce nelle campagne di questa autostrada, è stata tracciata per il 100%, quindi oggi non farla sarebbe un disastro, non solo economico ma anche ecologico, l'hanno fatta sostanzialmente, è lì. Bernard Lévy e Saviano insieme oggi su Repubblica. È una roba da suicidio. Voi leggete questi due, cazzo, e capisci perché gli intellettuali di sinistra sono destinati ad accendere gli animi di chi non la pensa come loro. Quanto sarebbe grave se ti togliessero la scorta. L'hanno tolta al capitano ultimo la scorta e nessuno se n'è accorto, men che mai Bernard Lévy, e il capitano ultimo li ha proprio arrestati materialmente, i mafiosi. Giusto o sbagliato che sia, a me non me ne frega niente se la tenesse pure la scorta, ma questa specie di mitologia della scorta di Saviano la trovo una cosa veramente incredibile. I corrotti sono entrati nell'amministrazione, le mafie nell'amministrazione, grazie per la notizia Saviano. E poi ancora, aspettate che c'è un'altra bellissima che mi piace, Berlusconi ha dato il via al populismo, insomma è tutto così, voi leggetevi Saviano oggi con Lévy e capite due cazzoni che dal punto di vista intellettuale che ci raccontano sempre le solite cose sul Repubblica, molto più interessante, sempre su Repubblica, purtroppo è confinata nelle pagine cultura, la storia di Osborne, l'ultimo libro di Osborne, perché a me diverte molto l'Asia, noi dobbiamo andare in Asia, capisci? Un tempo si andava in America, l'Asia ha il mal d'Asia, quando vai là dice sono gentili, c'è l'economia che cresce, non c'è la criminalità, è un popolo straordinario, sono interessato al suo libro, spero lo siate anche voi. Elezioni in Baviera rischiano di affermarsi, ma i sondaggi danno il 10%, bisogna vedere quanto farà la destra di AfD rispetto alla maggioranza che sempre hanno i popolari. Studenti che incendiano i manichini sono ridicoli, ma la cosa più grave non è secondo me che incendino i manichini di Di Maio e di Salvini, perché questa roba qua di incendiare i manichini è una cosa patetica, già vista e drammatica, ma la cosa più patetica è che un ragazzino di 14 anni si mette a cantare bella ciao, un ragazzino di 14 anni, qua il problema non è il ragazzino, sono i genitori. L'ultima cosa che vi voglio segnalare è, cari amici, questa qua, veramente ve l'ho strappata, va bene, questa l'ho strappata anche per te, allora, caro Leo, eccoci qua, questa che cos'è? No, questa è la pubblicità degli Hug, sono queste scarpe, no, per carità, se non mi dicono che... C'è solo un'amaca che ti fa scegliere, ed è una foto di un'amaca tra due mug. E che cos'è mug? Sono quelle tazze americane per bersi il caffè. Dal 12 ottobre in regalo la tazza con l'amaca di Michele Serra! E ogni 39 euro di spesa alla Feltrinelli. Quindi tu vai alla Feltrinelli, caro Leo, spendi 39 euro. Ce l'hai 39 euro? Sì, e ti danno la tazza. Ti danno la tazza. E sai di chi danno la tazza? Di Michele Serra. Hai presente quella Michele Serra? Quella che scrive su Repubblica, l'amaca, l'anticapitalista, l'anticonsumista. Ma sei un berlusconiano! Ma questo fa la tazza! La tazza di Michele Serra! Ma ti sembra normale? Così guadagna un pochettino in più. Ma così guadagna qualcosina di più, c'hai ragione, non hai sbagliato, no? La tazza di Michele Serra. Allora ragazzi, guardate la pubblicità. La tazza di Michele Serra. Andate alla Feltrinelli, comprate 39 euro di libri e avrete la tazza di Michele Serra. Ci vediamo più tardi. Che, si è accesa la musica? L'hai messa tu un po' di musica? Ti stanno chiamando per la tazza di Michele Serra, va bene, io vi do appuntamento. Qualcuno che vuole la tazza? Vorranno la tazza. Benissimo, vi saluto, vi do appuntamento domani con la zuppa di porro e con la tazza di Michele Serra. Ciao! Sì, c'ha ragione qua, eh. Se spendi 43 col libro ti danno una pistola al peperoncino. È vero, eccolo qua. Ciao, hai salutato Leo? Ciao. Ciao. È vero, la tazza del peperoncino.